Va bene, fantastico. Intanto, buonasera, buonasera. Avete visto un flash di Pokémon nel mentre è crashato nel momento in cui ho switchato la scena? Quindi, buonasera. Stavo Buonasera. dicendo che appena ho cambiato la scena, si è visto un flash di Pokémon e poi è crashato. Ah, Sì, partiamo molto un molto. ottimo inizio. È crashato perché ho aggiornato i... No, questo non dovrei dirlo, vero Nintendo? Perché hai Allora, aggiornato la il tua sistema, console. ovviamente, ovviamente. Lo facevi da Per tanto la quale ho tempo. trovato un sistema per giocare col controllo Xbox, ovviamente. Allora, fatemi trovare dove cavolo è la cartella che mi serve. Scusate, no, Nintendo non è come pensi tu. Cavolo. È qua? Sì, ok. Eccoci qua. No, comunque. Quello in sottofondo è lo smoderatore che è tornato. Buonasera, se io sono mancato un pochino, ora ci sono di nuovo. Allora, Almeno comunque di per martedì mi sentirete. per Cattivissimo Me non è questione di gusti, è che semplicemente non ne ho mai visto uno, punto. Non Io di sicuro il primo. Non credo altre. Forse il secondo, ma non sono sicuro. È decente. Poi non so, è Io non passato sono troppo tempo. mai trovato nella condizione di vederlo. Non so nulla, non so nulla, sono solo che quei minion sono ovunque. Alla Eh gente sì. piacciono tantissimo. E che il villain è interpretato da Steve Carell. Altro non lo so. Ah, oh, allora devo sentire in originale se Eh lo sì. riguardo. Questa cartella me la tengo aperta. Ok, direi che ci siamo adesso. Allora, perfetto così. Va bene, ci siamo. Siamo vivi. Magari vado sul gioco. L'audio c'è, tutto a posto, il mio volume. Mi sentite bene? Non mi sentite gracchiare, eccetera, eccetera, perché è successo anche questo. Quindi, se va tutto bene, meglio. Fatemi sapere più Ci che altro che tu sento sia tutto ok. sicuramente. Ah, altra cosa? Ah, però io non ti sento dalla live, giustamente io ti sento dalla Discord. Nel caso, Scusa, Alex, sarebbe. facci sapere tu se è tutto ok. No, perché ho Oh. risentito una live che ho fatto qualche giorno fa di Fortnite, giusto per sentire quale fosse il problema, e si sentiva estremamente gracchiante e robotica la voce finché non ho staccato e riattaccato le cuffie. Ah, ok. Quindi, capita una volta ogni tot mesi, ma quando capita io non posso saperlo. Quindi, se ci sono problemi, fatemelo sapere. Allora, vedo che Stream Elements funziona. Sì. E quello che mi hai chiesto di controllare, effettivamente forse le scritte sulle barrettine sono un po' piccole, qua in Ok. alto, però se uno vuole le legge, non so da telefono, ma Ok. penso altro. Vabbè, poi le sistemerò, tanto. Per ora va bene così. Alex, l'ultima volta che ho giocato un gioco Pokémon era sulla Nintendo 3DS. Io su DS, tolto Vabbè. questo. Siamo tutti diversamente vecchi. E questi. N non intendo, non dirò quello che vuoi, che ti stai aspettando. Allora, più che altro. Ah, Pokémon. Vabbè, ma Pokémon Go è una cosa a parte. Non... Ah, sì, no, quello non lo conto. No, esatto. Oilà, Mal. Buonasera, buonasera, Mal. Oh, Allora, buonasera. stavo dicendo, siccome abbiamo fatto un aggiornamento di sistema, mettiamola così. È un po' più instabile. È un po' instabile e potrebbe crashare, nel senso che mi è già crashato due volte prima di iniziare la live. Vabbè, vuol dire che ho tempo di recuperare io. Sì. Sono tornato un pochino indietro. Non tanto, meno del previsto. Ah, intanto recuperiamo i nostri Pokémon al Pokéjob. Ah, è quella la cosa che devo ricordarmi di fare. Vediamo i nostri eroi che tornano dalla spedizione. Ci sono quelle prestatistiche, ho visto Allora, adesso. facciamo tipo il meme. Dirò ai miei nipoti che questi sono i soldati tornati dalla Normandia. Wow, il lavoro è stato completato, bravissimi.
Luigi Biden ha qualcosa per me, ma grazie. Una minor ball. Grazie Biden. Vediamo questi altri. Loro tornano dal Vietnam, soprattutto lui che trotta. Oh, Baltoi, ottimo. Ha fatto un lavoro eccezionale. Sì, avete la metà dei punti di esperienza degli altri, ma il cliente non potrebbe essere più soddisfatto di così. Bene, stalker, ah, perché... lo stalker ha qualcosa per me. I tuoi sono anni che non hai visto sta cosa. Dica. L'ho già fatta sta parte, ma qui c'è stata un'esplosione e tutti se ne fregano. Sì. Ok. Ah, oddio, tu eri andato sopra a vedere, no? Quel fantastico murale. Sì, sì, no, quello l'ho fatto. No, non quell'esplosione. Cioè adesso sono tornato nella città, quella grossa. Sì. Faccio per uscire, botto enormi. Eh no, sarà un esperimento di Rose. Ah, sì, sì, sì. Ah, sì, 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 sarà qualcosa nei sotterranei. Sì, cioè fa niente. Cioè, le esplosioni nelle fondamenta della città, ma va bene. No, non importa, non importa. Niente di grave. Tutto va bene. Me ne fregherò anch'io. Allora. È la classico. Per sicurezza, salverò ogni 2x3. Più del solito. Però nel caso crashasse rimanete con me, perché ci mettiamo... Torniamo a tempo record. Ormai sono allenato. Cioè, vedi sta cosa, quello che ti ho detto prima? Tu entri qua, c'è il paletto del percorso 7, e quello lì dentro, sotto la galleria, è il percorso 8. Ma... Ah, bello. Questo coso di merda, cosa sei? Oh, l'iPard, un ghepardo... Spero di non beccarmi lui come cattura perché... Bugiardo. Ghepardo bugiardo. Ma dai! Oh porca puttana, ma... L'iPart è letteralmente... È bugiardo. Ghepardo bugiardo. Cioè neanche da stare a fare il gioco di parole. Ah, sì, mi fai scappare. Attaccalite. Attaccalite... la tua specie. Allora. Quindi qua la cattura l'abbiamo fatta, abbiamo preso un Corviknight. Io adesso vedrò cosa mi tocca, che avevo chiamato Most Wanted e non state fermi voi, non mi ricordo il motivo per cui l'ho chiamato Most Wanted. C'è sto coso orribile che mi sta inseguendo con la sua aura demoniaca. Noi abbiamo già combattuto lì, c'è un ragno enorme che non voglio vicino mai nella vita. Io mi avvio nel percorso 8. Vai, vai, io appena... Sì, ma tanto qua poi si appena chiacchiera, si fa... No, più che altro perché cioè, mi ha appena parlato prima di uscire la città e mi parla poi a fine del ponte. Sì, beh. Ho un po' di problemi. Sì, lo so, lo so. Ma come funziona? Perché hanno chiuso all'interno delle mura queste rocce? Che senso ha sta cosa? Il combattimento con un po' può sfruttare. Questa è sta cosa. Perché? Ah. I Pokémon ragni. Sì, sì. Spinarak è un gioco, non è un ragno. Spinarak. Credo sia fatto di gomma. Però. Sì. Diciamo che quelli reali e quelli australiani che non sono reali ma sono incubi. Tu mi devi lasciare in pace, Rufflet. Si chiami Rufflet, è sparito. Cazzo, è finito. Morto. No! Oddio. Una goletta abbiamo trovato. No. Sid Vicious, mandalo via. Per favore. Non ho voglia. Non ho voglia di affrontare goletta. È caditto. Allora. Cos'è quella roba? Oddio, è Pokémon brutto. Le brutte. Di là c'è qualcosa? Scale? Oh no, ma io qua mi perdo. C'è Seidonia là sotto. Allora. Andiamo da Seidonia. Ho paura di quel coso con la... col burro in mano. Ah, non è Seidonia, ok. Ho visto che si è fatto il personaggio col camice lungo. Ho visto i capelli lunghi e ho detto Seidonia. E perché si è fatto il personaggio su questo stile. Beatrice Medico. Ok, con Roselia. Va bene, va bene. E io ho il pupone da mettere in campo. Prima ti tiro la tossina. Oddio, ho fatto tossina su un Pokémon d'erba, sono scemo? No, va bene.
No, non è effetto su Roselia. Ah, perché anche veleno. Eh beh, non lo so io. No, perché veleno su erba dovrebbe essere super... No, super efficace forse no. Non lo so. Però comunque funziona. Credo sia anche veleno, se non funziona. Allora, gli diamo fuoco. Veleno spina usa. Come hai usato? Dai! Ma avvelena... Veleno spina avvelena a forza o... Credo. Ha avuto sfiga. Mannaggia. Vabbè, palle infuocate di Arpupone bruceranno Roselia. Beccati questa. Oh. Arpupone, esatto. Ah, oh, Arpupone. Ha fatto gol Arpupone. Eppure avvelenato Arpupone. Mannaggia. Atrem. Non mi ricordo cos'è Atrem. Folletto. Merda, madonna. Arpupone sta pensando al campeggio. Andare al campeggio, Arpupone. Avvelena al 100%, oh, ok. Ok. Mannaggia. Ho visto una cosa in chat. Non usarlo più. Non usarlo più, non solo per quello. L'emote è stupenda. Ma è quello che succede a schermo che non è fantastico. Capitare. Giusto, perché voi altri non ve l'ho detto, in effetti. Ho messo l'emote wall. Quindi ogni volta che usate un emote in chat... Esatto. Il problema è che io non la vedo. Ma... Ah no, la vedo dal telefono, giusto. Guarda quanti Pikachu. Pikachu sconvolti. Allora. Abbiamo detto che è folletto. Metterò a... No, non metto acciaio. Nulla di ciò che ho è super efficace. Quindi andrò con le palle infuocate di cosa? Che suona molto male. Vai, andate, l'ho messo apposta. Gioco? Credo si sia rotto il gioco. O mi avete rotto il gioco voi, o si è rotto il gioco da sé. Perché non sta succedendo nulla e io gli ho dato il comando di attaccare. Ah. Però questa volta è il gioco. Sì, questo è il gioco. Questo è il gioco. Questo è Pokémon Spada che si è rotto. E devo forzare la chiusura. Signori The Pokémon Company, Game Freak, grazie mille. Stavolta non è un problema mio. Questo è il software, è il gioco. Sì, dovrebbe. Cosa? Avere un limite? Ah no, dice che è in base a quanti ne manda. Sì, il limite spero ci sia. Tecnicamente ho tolto la spunta da ignora i doppi, però... esatto! Un esercito di Pikachu! Dura 5 secondi. È bellissimo! Allora... Vedete, ho impiegato bene il mio pomeriggio. Andate. E poi ho messo Pikachu apposta. C'è anche posso anche mandarvi un esercito? Sto sbagliando le... Vabbè, un po' di emote a caso. Mi si è spostata sotto la tendina. Eccoli lì che navigano. Allora. Devo chiudere il gioco e riaprirlo. Purtroppo. Grazie Pokémon. Vi avevo parlato di Crash, non avevo calcolato il fatto che il gioco stesso potesse rompersi. Parlando di giochi Pokémon, è molto probabile in effetti. E non... Allora, questo l'avevo portato tempo fa. È l'emoji di Goldwave. Qualcuno ti avrà regalato l'abbonamento pure lì. Anche a me ha regalato l'abbonamento a Goldwave. C'è uno che spamma regali di abbonamenti in chat da lei, quindi è capitato anche a me, potrebbe essere. Allora, mettiamolo così. Ok, lo vedete anche voi. Non è una questione da sogno, son destro. Vabbè, se vuoi provarle, puoi farle debuttare qui, quelle emoji. Vai pure. Allora, torniamo dalla dottoressa... E sta là sotto. Magari stavolta mettiamo prima Arpupone.
dai e fuoco, come si suol dire in Danimarca. Eccoci qua. Salve. Salve. Tipo, come stanno bene? Stanno benissimo, grazie. È una meraviglia. Il software un po' meno, ma quello è un problema di Game Freak. Cioè, è un problema di tutti, in realtà. Però è la causa Game Freak. Ok, dai. Palla infuocata. Abbiamo risolto l'avvelenamento di Er Pupone così. Ma sei curato, che strano. Oh. Atrem. Intanto non so che farci con Atrem, quindi la brucio. Folletto. Quello funziona sempre. Folletto non saprei come affrontarlo. E l'ho appena fatta la palestra, ma. Dovrebbe essere veleno e acciaio, se non ricordo male. Ma acciaio, visto che è normale l'effetto. Quindi... Ah, forse acciaio resiste, folletto e basta. No, 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 acciaio funziona, fa tutta la palestra con Ragnar. Ah, ok. Però questo Pokémon in particolare, per motivi a me ignoti, resiste. Avrà il secondo tipo. Esatto. Cosa? Qualcosa che a cui... Resiste, sì. Esatto. Aiuto? Vabbè, ti avranno regalato l'abbonamento, probabilmente. Ti avranno regalato la sub. Ok, un altro esercito di Pikachu in arrivo. È bellissima sta roba. È bellissima. Voglio più. Vorrei avere più emoticon. Quando i Pokémon non stanno bene, mi preoccupo e non sto bene neanch'io. Ma che gara. Adesso sì che non starà bene il tuo Pokémon. Botte infuocate che si è preso. Non era neanche in live. Non ne ho idea. Quello non lo so. Magari. No, non c'entra. No? Possono arrivarti comunque. Le sub regalate. Serio? Come quelle fatte a caso, sì. Beh, non solo, anche quelle fatte apposta. Non devi essere per forza in live. Ah. Pietra brillio. Brillo. Non Pietra brillo. A chi regalarlo. Ah. Non l'ho mai fatto, ma ho visto sub regalate ad account casuali o non. Bravissimo, spammate Pikachu in giro per il mondo. Allora, qua mi sa che si continua. Come l'account di ieri, l'account col nome Bruce Wayne. Account con quei nomi spesso ricevono regali a caso. Che mondo magico. Ah, ma aspetta, ma questo è più grosso 8? Io ho un'altra cattura qua dentro. Consigli utili. Quando ti trovi nelle terre selvagge, esamina le tane di Pokémon che emettono luce. Ma va, me frega. Adesso te lo dico. Cioè, dai! Allora, come la vogliamo gestire la cattura qua? Intanto avete un sacco di mini LOL, mini Pikachu, c'è anche un barbero. Ma ho già Ragnar, è il mio Pokémon acciaio, che è solo acciaio, lui è puro acciaio di Galar. Tipo il Beskar. Guardatelo, il nostro eroe. Come potrei separarmi da Ragnar? Dalla signorina... Oh, porca puttana, ma è femmina. No, Ragnar Lothbrok non era proprio una signorina, ecco. E questo sì, esatto. Per la prima volta nella storia. Oh no, abbiamo fatto Disney. Abbiamo fatto Ragnar Lothbrok donna. Beh, il fatto che Lothbrok vuol dire gambe pelose. Brache pelose, scusa, gambe pelose. Non può. Beh, in effetti siamo lì e si vede. Per cui Ragnar. Quindi però devo leggere che Pokémon sta per mettere. Vuoi cambiare Pokémon? Sapessi chi vuole mettere. Quindi, come vogliamo fare? Perché il Pokémon che ho visto qua, o posso andare a scelta, e c'è un Timburr lì che si timburra il cervello, per averne uno lotta. Ne ho uno lotta, no? Non ne ho uno lotta. Io sì, però avevo preso T-Rog, e si è voluto. Io ero no, perché ero convinto, credevo in Er Pupone, ma... Mi ha tradito. Se vuoi, vai a Roma. Nel senso, cioè, no, te lo dico che ci accordiamo, così puoi sceglierlo pure te nel caso.
Ah. Vabbè, se dici che c'è roba acciaio, io nel caso mi prendo un acciaio. Sì. Eh sì, c'è il cosino che diventa un samurai, quello con la lama che gli esce dalla fronte. No, un po' bruttino però. Senti, sto prendendo uno che vi gira con un asse d'acciaio e c'ha il naso da pagliaccio. Nel senso, ci si può fare. Percorso 7, quindi... Ah, beh, ne hai un paio, quindi... Vabbè, diciamo che ne hai una scelta. Che ne dici? Sì, va bene. Pokémon lotta mi servirà. È quello il fatto. Sarà la palestra normale? Avrei bisogno. Sarebbe, vabbè, sarebbe divertente, ma... Una palestra roccia, magari, non lo so. Ne mancano tre, però non ho idea. Perché sto guardando un po' cos'altro c'è. Facciamo un giretto. Andiamo a spasso. Ah, vai in una palestra a caso, guarda che divise ci sono. Quelle che mancano sono le palestre. No, ma le divise ci sono di ogni tipo, purtroppo. No, perché le palestre te le do. Quindi non ci sono quelle della palestra. Ah, a serio? Pensavo mettessero le vendite a tutte. Quella c'era da comprare. No, sì, tipo quelli dei tipi base non c'erano. Quelli tipi base non c'erano. Scusa, tipi base, quelli degli starter, intendo. C'ha ragione. Anche quella folletta mi sembra che me l'abbia andata adesso. Sì, sì, quelle te le danno sempre. Allora, intanto abbiamo visto, qua c'è sto accrocchio di bellezza che no, grazie. Probabilmente quello che varia sarà qualcuno a comparsa di quelli segreti. Segreti, tra virgolette. Il pupone vero lo tradisce. Eh sì, lo so. No, comunque fa caldo, Fa caldo. Guarda, il temporale, dov'è sto temporale? Hai detto che prima, smoderatore, hai detto che prima c'era vento. Qua non c'è niente. Sì. C'è il mio ventilatore. Adesso non c'è più vento neanche qua. Quindi... Il temporale promesso. È andato. Da mal piove, però. Da te sembra dovesse fare duello universale. Qua niente. Ho sentito lui prima che stava parlando con un altro nostro amico, Visor Tracy, che sta dicendo che da loro c'era vento forte, gli alberi che si piegavano, la terra da sotto come sopra. Fossimo a 100 km di distanza, se qua di fianco anche te praticamente. Sì, però da me, da voi diluvia, da voi c'è il vento, da voi c'è questo e quest'altro. Qua niente. È successo anche un paio di settimane fa. C'era Visor Tracy che mi fa, 10 minuti sono da te, qua sta diluviando, io guardo fuori, non c'è manco una goccia, e non ha piovuto, qua non ha piovuto, quindi a Roma piove, tu non sei a Roma adesso, ma neanche noi siamo a Roma adesso. Esatto, e non piove neanche. Cose strane, sotto il corno, ma un corno, no, allora, quello non lo catturerò mai, Phalanx no. Chi è Phalanx? Le palline che si rincorrono, cioè quelle che stanno un attaccato all'altro. No, quello proprio. Abbiamo il jolly, cioè abbiamo la carta, la green card per evitarlo. No, cioè disinstallo il gioco se si mi esce una roba simile. Qua è da dove sono salito, vero? Sì. Mi perdo, dovunque mi perdo. Purloin... Una volta che era utile stare a Roma. No. Vabbè, dai, Roma è Roma. Su via. Quanto veloce Purloin? Purloin è un pezzo di merda. Ah no, Purloin non... Oh no! Mi tocca catturarlo. Che sia il pagliaccio del destino. Vabbè, il pagliaccio del destino. Cosa cazzo ho detto? Allora. Ma si chiama Gurdur. Ma dopo Timbur c'è Gudur. Ah. Non ho più... è qui. La tosse è brutto sto coso. Le Spritzball. Io ne ho? No. Manco per sbaglio. Ma vabbè, la versione scelta ce l'avrò nell'altro. Devo andare a prendere le Pokéball. Ah, non hai ball? No, il corvo di merda dell'altra volta che me le aveva consumate tutte. Sembrava fosse un leggendario. È bruttissimo sto coso. E mica so del centro. Ah. Vabbè, dai, avrà il suo perché anche la periferia. E secondo voi è un Pokémon d'acqua? Dai, no, che palle, devo tornare indietro. Ma questo vedete che ha una natura fantastica. Oh, noi ci proviamo lo stesso, eh.
Ci provo. Un ultra ball ce l'ho. Se non lo shot. Beh, io ho catturato la. Non shot l'iPard. L'iPard, madonna, quel maledetto. E non volevo. Stavo dinami correndo via, è riuscito a inseguirmi comunque. Lo so. Andava al doppio della mia velocità, praticamente. È quello che è successo adesso quando sono tornato al percorso 7. Vabbè, volevo un po' con buio. Mi ero lamentato. Senti, questo lo scanno. Andiamo poi a comprare le ball. E il pupone è confuso. Vai, usa palla infuocata. Mamma mia. Cioè, vedete? E tu dici che a Roma comunque fa fresco. Invece a Roma c'è... si prende un fuoco i palloni. Avete troppi ippocampi. Vi devo trovare un modo. Allora, cosa posso farci io con gli ippocampi? La stellina di ieri era tipo così. Chi lo sa? Ah, quella stellina lì. Però non è quella. Dici? Sì, ho visto, ho visto. E come l'hai fatta, scusa? Da dove è uscita? Chi lo sa? Allora, tanto ci teletrasportiamo, perché siamo persone mobili. Torniamo qua, andiamo al centro Pokémon. Ci curiamo, facciamo spese. Entriamo magari dalla porta. Non serve una cattiva idea. Allora, tu curaci. Brava. Adesso scopro anche che è decente, magari. A 300 posso mettere idratati. Mi idrato comunque, se volete. Ma non ho capito perché negli ultimi tempi è partita la roba del ricordati di bere acqua, idratati. No, ma ogni tanto capita. Sì, no, è che cioè, nel senso, fino a poco fa a nessuno è mai passato per la testa di ricordare ad altra gente di bere acqua. Però mi fa strano. Vabbè, su Twitch io me la ricordo spesso. Cioè già anni fa. È strana. C'era anche un bot apposta. Ma perché? La gente non beve? Sì. La gente muore di sete. Se stai al PC tanto tempo te lo dimentichi. No, perché le mie funzioni corporee funzionano. Cioè, non capisco. Io funziono come essere umano. Perché la gente no? Tu lo dici ai tuoi amici da sempre. Ma se lo dico non è per bere l'acqua, nel senso, dovete bere. Perché non se ne beve abbastanza di solito, ma oddio. Però siamo vivi. Decisamente non sono abbastanza, 3 al giorno. Soprattutto d'estate. Ma dipende dal bicchiere, cioè magari... Tre bicchieri, no? Che bevi? Perché mi ha detto ti diamo il benvenuto nella chatroom? 2 volte di fila. Credo mi abbia disconnesso un attimo da telefono. Sì, no, da telefono capita. Infatti mi ero perso il messaggio dei bicchieri. Bevo 3 bicchieri al giorno, non credo siano sufficienti. Porca puttana, no che non sono sufficienti 3 bicchieri. Amo che non siano 3 bicchieri grandi così. Poi magari mangi solo zuppe. E allora... D'estate? Con quello che suda dovrebbe reintegrare. Sì, esatto. Cioè, infatti capisco quello che hai scritto te, Mal, perché altrimenti non ha senso. Cioè, è tipo, ricordati di andare in bagno. Sì, ci pensa già il mio corpo. Cioè, nel senso, è come il bere, ci pensa la sete a ricordarmelo. Perché altrimenti non funzionerebbe. Cioè, siamo arrivati ad oggi così, senza gente che ti... Anzi... Bevendo molto di meno e facendo lavori ben più pesanti, quindi. Parlo proprio come umanità. Allora, li abbiamo. La volpe ladra. Questi non me li ha caricati. Pieno di volpe ladre. Quante ce ne sono? 4 ne ho trovate. Vabbè, andiamo avanti. Lo comprate? Sì, ho comprato una trentina di ball. Potevo prenderne di più? Certamente, ma... Vabbè, ci sono le ultra però adesso da comprare. Lo so, ne ho comprate solo 10 però. Ah, io ne ho comprate poche. Quindi... credo 5.
No, quando compro le ball di 10 in volta perché mi danno la Premier. Ah, è vero, non ci ho pensato. Sì, ti danno una Meloni da lanciare contro i Pokémon. Allora, sbrillucichi. Cosa sei tu? Oh, un Hippodon. Cioè, oh, perché intanto Pokémon terra, va bene. Sabbia più, sabbia piume, stavo dicendo. Rufflet diventa forte. Mettiamo i volanti, ne ho già abbastanza. Al massimo lo tiriamo giù, ce lo facciamo arrosto. Visto che il pupone pensava al campeggio prima. La volpe. La volpe. Allora, la prima evoluzione di quella volpe sembra che abbia l'aspirapolvere dietro il culo. Come si chiama? Quello che gira da solo. Il Rumba. Sì. Questa invece è palesemente un ladro. È un ladro. È la pantera rosa praticamente. Fuga. Scampato pericolo. Avrei potuto sconfiggerlo per metterlo nel Pokédex, certo. 3 difese X. Mamma mia, signori. Cioè, ridendo e scherzando, comunque. Non so la signorina Tefi, sta ferma, salita in bici. Allora. Ma tra Apocalipto. Ok. Che non vorrei dire, sembra pure nato ancora di più, perché sembrava proprio un pisello verde, insomma. Ho cercato di smorzare un po'. Però sto Most Wanted, ma io non mi ricordo perché l'ho chiamato Most Wanted. Mi ricordo che l'ho scritto così. Ah no, è perché non riuscivo a catturarlo. È per quello Most Wanted. Sto coso, e l'ho scritto comunque come si pronuncia in italiano. Cioè, come si pronuncia? Perché fa sempre molto ridere. Sì, è perché Most Wanted scritto normale era troppo triste. Ma sto stronzo era un leggendario. Cioè, andate a recuperare la live di 2 settimane fa. Sto coso non entrava nella ball, ma manco a pagarlo. E come me la batteria piccolina. Sì, cioè ogni tanto prendono, no? Dico, vaffanculo, sono grosso quanto un leggendario. Sono un leggendario. Ma quello è pure piccolo. Non lo so. Era ancora più leggendario, ti devo dire. No, infatti sto dicendo, è ancora più leggendario probabilmente. Allora, Frangissi. Ma quindi sono a parte i due allenatori dritti non c'è. Allora piano mal, perché sta signorina ha gli anni che ha, Tefi. Non è che è Apocalippo qua. Vabbè. Non sappiamo come lo faccia livellare, però ho raggiunto il percorso 8. I 3 per opzioni. Bravo. Quindi tu posso scegliere. Esercizi, fettine panate. Scendo di qua. C'è un altro Timbur, che non è un Timbur, ma un Gudur. No, allora. Come si chiama? Lo chiameremo Khmer nel caso. O figlio di Khmer. Pdur, Gudur, Pdor. Il cosino acciaio che mi dicevi. Sì, quello con la lama qua. Sì. Ti ricordi se è un secondo tipo? Non lo so. Non lo so. Non mi ricordo se è un secondo tipo i Pokémon dei nostri tempi, figurati questo. Non mi ricordo neanche come si chiama. Vabbè, va bene. Non lo so, mi spiace. Però come Pokémon monotipo acciaio c'è già Ragnar. No, non mi serve monotipo. No, infatti sto dicendo, c'è Ragnar che è monotipo. Spero non lo sia pure lui. Sarebbe strano, dai. Non lo so. Proviamo un contrattacco. No, però lui è più veloce di me. Cioè, io sono più veloce di lui, volevo dire. È più così a caso. Facciamo così. Palla infuocata. E l'abbiamo già vista prima. Dovrebbe lasciare. Ok, questo forse un po'. Ho fatto meno danni io. Schianto. Non è uno schianto. Ma poi. E rimettiamo Sid Vicious. Che dovrebbe. Stavi giocando con la tastiera, è uscito. Che succede? Fettine, De, aiuto. Ponderosa, Zorre, assorta. Ah, stai giocando con la tastiera del telefono, in effetti. No, perché se giochi con la tastiera del computer non ti uscirebbero queste parole per gioco. È mal preoccupato. Allora.
Ah, intanto sono preso una botta qua. Ok, questo no. Elettrococcola. Dai, lo paralizziamo un pochino. La paralizziamo. Ho fatto brutto colpo. Oibo. Oibo. Gudur. Com'è che si... Vi ricordate come si chiama l'ultima evoluzione di questo Pokémon? Quello che è ancora più brutto, perché sono tutti più bruno per tutto il lato. Timbur, sì, me lo ricordo. Sì, perché sembra Timburro. Però ha fatto male. Allora, ne facciamo un'altra. Deve arrivare in rosso. Posso farne un altro, in realtà. Gudur. Assolutamente bosco. È vivo, ok. Chiedilo alla tastiera. Madò che male. Gli mettiamo lì Apocalipto a prendere danni. Perché il nome, cioè, è femmina, non posso neanche chiamarla Pdor, perché Pdor è figlio di Khmer, ma non è figlio, è massimo è figlia. Adesso andiamo, iniziamo con le Pokéball. Ma tu non avevi ancora catturato. Con che ordine me l'ha messa? Perché sono qua le Mogeball? Se non le metti in ordine te, cioè se non le vai a sistemare, oddio, anche in automatico, restano l'ordine in cui sono arrivato. Conkeldurr è l'ultimo, ma mi ricordo se lo tieni scambiato. No, come se no? No, come? No. No. Siamo ancora in sono ancora in tempo, avvocato. No. Merda. Guarda che pure questo. Merda. No, no, come? Mi devo tenere sto pagliaccio orribile. No, ok, ha detto no. Forse l'ha controllato. Ok, no. Scopriremo. E quello era Machamp. Quello era Machamp. Spero non l'abbiano fatto ancora sempre quello lotta. Esatto. Ma oh, tiriamogli una Pokéball. Ha una logica. Alla fine come secondo tipo a buio. Ah, buio buono, buono. Esatto, potrebbe essere interessante. Gustav. Viene sciolto da un Pokémon lotta. Si viene esposto ad upgrade forza. Ok, che non so cosa sia, ma credo di poterlo fare, vero? Cioè, praticamente lo dobbiamo drogare per livellare, per evolversi. Ma quanto questo primo piano di Xatu così? Regia? Tiriamogli... Madonna, sono tutte a caso. Una Mega Ball. È tutta contenta. No. Dovrei trovarmi qualcuno che addormenti i Pokémon. Ma io non sto avendo problemi, cioè li paralizzo e poi lo stai catturando con la prima Pokémon, tutte e due. E io invece non ci siamo. L'ultra palla. Mannaggia, è uscito anche da qua. Ti ha dato i dati di uno spin-off. Siamo pieni di mod qua, siete due mod. Adesso. Dice, beh, da mod ha fatto più lei ieri che no. Non ne ho neanche mai avuto bisogno prima, però alla fine no, cosa sto facendo? Ah, magari cambiamo, perché sennò Apocalipto me lo ammazza. Ciuchino è resistente anche alle atomiche. Il problema è che io Ciuchino quasi me lo porto nella tomba sto coso. Allora no. Già. Porca puttana, questo l'ho scelto pure. Beh, io ho un Poniard. Adesso scoprirò che fa schifo. Ok, anche lui si evolve in modi assurdi. Aspetto. Ah, non... Le statistiche sono senza modifiche, quindi forse è buono. Beh, almeno non è male, ecco. Esatto. No, non me ne faccio nulla. L'ennesimo Pokémon cattura, non me ne faccio nulla, mannaggia. Dov'è la My Mega Ball? Adesso mi consuma pure. Ah, devi andare, ok. Dai, bravo, ci hai salutato con una sfilza di Pikachu. Vai, vai, buona serata. Nel caso, a dopo. Ciao, ciao.
Mannaggia. E comunque mi sta richiedendo pure lui uno sforzo notevole nel scaricaturarlo, eh. Lui come il corvaccio dell'altra volta. Guarda che non entra. Non fa neanche un tic con la Ultra Ball. Ed è paralizzato con uno sputo di vita. Continuiamo. Ciclicamente. Poke Mega Ultra Ball. E poi è una merda come l'altro. Anche il Corviknight faccia schifo pure quello. Non so. Ma fossero buoni dopo aver fatto fatica a catturarli. È uscito con... Basta! Mannaggia. È un'opzione. Dov'è? Oh, mi sto prendendo buio senza mossa folletto. Oh. Sono finito qua. Folletto buio. Ah, il Steven non ha mossa folletto. A livello 38 adesso, ma non ha mossa folletto. E non credo potesse ricordarle neanche. No, ho usato la Premier Ball. Vabbè. Vabbè, è come una Pokémon. E lo so. Mi fa come stanno bene davvero. Cosa? No, che il medico lì, quello che dice Sironia, dice, i tuoi come stanno bene? Effettivamente non lo so. Forse no. No, infatti. Che devo fare più di così? Azzopparlo? È azzoppato. Ah, si è rotto i coglioni, è entrato in una Mega Ball. Ah. Almeno ho fatto il livello gli altri. Ciuchino vuole imparare terremoto. Oh. Buono. Eh sì. Vabbè. Poi cosa cambia tra... Ah, perché, ok, Forza Equina è solo quello diretto, mentre Terremoto vale per tutti. Ok. Questa mossa su Ciclino non servirà mai. Tanto si difende comunque. Ha una difesa... Cioè... In realtà non è neanche... Ha 97 di difesa. Però piuttosto gliela vado a mettere se mi serve. A questo punto. E ogni volta che prende danno si potenzia la difesa. Quindi. Meglio tenere doppio... Terremoto e Forza Equina. Aspetta. Vabbè. Cosa? No, cosa? Niente. No, va bene. Terremoto dipende se sono con altri in squadra. Nel senso, se magari è un combattimento doppio, faccio danno anche il mio, però. Beh, non se ci metti il tuo Corviknight di fianco. Corviknight non gioca. Fai una merda, Corviknight. Ah, ok. Vabbè, comunque un po' come... Oxatu. Anche. Vabbè, poi vedo. Però in questo gioco combattimenti doppi hanno visto davvero pochi. Diamo un soprannome. Come lo chiamiamo sto coso? Perché è pure femmina. Non è Pdor, quindi. O chiamo comunque Pdor, tanto sta nei box. È inutilizzabile, non posso permettergli un Pokémon non potenziato. Ma si chiama Pdor, chi si è visto si è visto.
Cosa vuoi fare con Pdor? Invia i box. Può essere il Pokémon perfetto. Sono sicuro, sono sicuro. L'unico che so già di non poterlo usare, salvo, è perfetto. No, non volevo aprire il Pokédex. Vediamo. Io lo so, io lo so. No, in realtà... A difesa fisica potenziata, che ok. Ok. Però l'attacco è depotenziato, ed è la sua statistica. Mm. Quindi... Allora. Vabbè. Amen. Io devo controllare il folletto. Ne stavamo parlando prima. Non mi ricordo com'era come statistiche. Rufflet, lasciami in pace. Ah, attacco depotenziato. Però attacco speciale è rimasto base, quindi va bene. E la difesa aumentata. Ma in realtà va bene. Se va su attacco speciale va bene. Eh sì. Quanti siete? Mi lasciate... No! Rufflet, mi devi lasciare in pace. No, adesso lo devastiamo, che me frega. Doppio calcio. No, perché è volante. Volante sono resistenti a lotta, vero? Volante super efficace su lotta, non so se è resistente. Ah, poi mi dice normale. C'è effetto normale, vediamo. No, vediamo, facciamo una prova. Se ti dice normale, è normale. Madonna, non gli faccio niente. Quello non ti risponde. Vinto in coda. E non è in coda, è davanti. Chi mettiamo contro un volante? Ho qualcuno? Beh, sì. No, non posso mettere Sid Vicious, è praticamente morto. Ah, ok. Metti qualcuno resistente. Che non so chi sia. Acqua Terra. Ragnar. Ragnar. Acciaio. No, forse ne è naturale, non lo so. Comunque qualcuno che non sia... Su cui volante non è super efficace, ti curi Sid Vicious e poi lo metti. Ma a quel punto facevo prima di ammazzarlo. Vabbè, allora metti chiunque. Sì. Ancora 20 in coda, l'hai già usato? Non ti parlo. Vai in metal testata. Lacerazione. Ho usato lacerazione su un Pokémon acciaio. Ottima idea. Bravo Rufflet. Bravo Apocalipto. Facciamo il giro di qua. Questa cos'è? Una Trashic Ball. Che aumenta il livello di amicizia. Cosa ho investito? Un Dusclops. Ecco, questo poteva essere più interessante da... da catturare. Però vai a sapere. Ma potresti farlo evolvere. È anche lui con scambio? Che non ho idea. Non mi ricordo l'ultima evoluzione. Penso fosse scambio con un oggetto. Ah. Però in teoria questa era l'ultima evoluzione, quindi come statistiche già questa è decente. Oltre alla stata aggiunta. Se non hanno ribilanciato le cose, adesso non so. Ho fatto davvero doppio calcio su sto coso. Bravo me. Questa è lotta questa. Mannaggia. Mettiamo Palpatine. Così. Un bel bullaraggio. Secondo me. Può funzionare. Non è fatto. Golet che. Sei spettro? Tu sei. Può essere. Mi ha scottato. Beh, morirei per il veleno. Però.
Ha usato maledizione. Ah, si è suicidato? Si è avuto sì. Tutto vivo. Si è suicidato. Aveva tipo uno di vita. Okay. Perché? Era un selvatico? Sì. Allora. È una storia drammatica. Io salvo. Ogni cosa che faccio salvo. Che tristezza. Allora, questo Phalanx è per il Pokédex. Ah, siamo sì. Passati attraverso. Io non. Forse acciaio? Facciamo una palla infuocata giusto per. Ho usato resistenza. Si prepara a ricevere il colpo. Mannaggia. Non male si è preparato. E sembrava pure un po' sonnato, non ha neanche tutta sta voglia di combattere. Oh, addio Phalanx. Giusto così. Palpatine sale di livello. Vuole imparare Acquanello. Acquanello? Non è malissimo. Non me la ricordo da, usata da Palchi, a dir la verità. Mannaggia. Questo così mi metto al posto il flagello, che è tanto una merda. Il flagello più che altro è un po' rischioso. Ma sì, mi metto al posto il flagello. Cioè, quel rischio per una mossa normale, comunque. Non ne vale la pena. Salviamo di nuovo. Ho schiacciato sul Pokédex. Allora. Salva. Benissimo, così. Per salvare non serve che tu vada sul... Rufflet, lasciami fare. Sì, so che c'è la X, tipo, però... abitudine. Rufflet, no. No. Ecco. Oh, vabbè. Revitalizzante massimo. Oddio, che brutto. Drapion, è proprio uno più brutti. Cioè, chi l'ha disegnato? No. No. Perché? Perché quella roba? Ah, merda. C'è qualcos'altro qua? Sì. Oh mio, non so dove devo andare. Ah. Toxtricity mi sta imparando la sua mossa, immagino. Chiama Overdrive e mi dice, chi la usa suona la chitarra. Ok. Sì, direi che è la sua. O il basso. E il basso ce l'ho io qua. Però non l'ho ancora imparata, direi. Io ho elettrococcola, scarica, tossina e velenpuntura. Stesse che ho io. Ok. E che livello è? Adesso al 44. Ok, ha tre livelli e poi mi imparerò pure io. Sì, ma è la stessa identica mossa. Cioè, è sempre scarica, però non può paralizzare, quindi in teoria è peggio. Che senso ha, cioè... Però nel suo caso, se non sbaglio, hai l'abilità che ti aumenta gli attacchi sonori, quindi questo conta come attacchi sonori. Ma forse questo può attaccare più bersagli. Drippy! Ma non lo so. No, Drippy è volante, io ho appena messo sto coso. Tanto per paralizzare c'è l'elettrococco. Che ha la certezza. Povero Drippy. Drip invece è uno dei Pokémon più carini. Scarso come non so cosa. Ah. È fragilissimo. Non ricordo mai chi è. È il draghetto volante. Sì, no, l'ho visto. Adesso l'ho visto. Ci ho provato in violetto con Drip a usarlo, ma...
Ah, ricordo, è vero, sì. Sono riuscito. E era one shot sempre. Allora, tu Vullaby, io non so cosa sei. Non so se sei volante. È che ti vedo coi piedi per terra. Non può volare quella roba. Ah, sì che è volante, sarà volante. Dai. Uffa, dai, doppio calcio, così cambiamo. Spennata, è più vero, pure più vero. Ma va bene. Lastra spiritello. Ah, la lastra folletto. Dopo che altro non c'è, non fa nulla. Santa conta. Facciamo un altro peso bomba. Arrivederci Vullaby. Ecco qua. Abbiamo sconfitto Assunta Giramondo. Una sconfitta non è la fine di un viaggio. Basta rimettersi in cammino con un'altra lotta. Voglio dire up. Ok. Una gran pepita. Beh. Denaro che verrà riconvertito. Adesso però la cosa che mi convierrebbe fare... No, dai, posso ancora. C'è ancora speranza. Salvo, intanto. Fatemi passare, non ho voglia di sfidarvi, anche perché devo sfidare costui. Ehi amica, sei fortunata, hai vinto un invito al nostro prossimo concerto. Oddio, cos'è? Cos'è sta roba? Orlando Musiciste. Toki Demaru. Questo è Elettro infame. Questa è l'ennesima versione corrotta di Pikachu. Ah, okay. Ha pure la stessa coda. Guarda. Sì, sì, no, ho capito. O sarà dentro col letto. Pungiglione. Giusto, io non ho roba per i Pokémon Elettro. Io ho una muraglia contro i Pokémon Elettro. Ciuchino, mamma mia. Spine ferrate, mannaggia, la sua abilità ha fatto più danno di tutto il resto. Batto con Assunta. Ecco, se l'ho appena sconfitto Assunta. L'ho sconfitto anche Orlando Musicista. Con che faccia? Ma proviamo l'overdrive. Più per vederla. Sì, sì. Sì, c'è sempre la speranza che sia meglio di doppio calcio, ecco. Doppio calcio. Speravo è una vergogna. Animazione. E non c'è. È buona, invece no. Peccato, cioè, ce l'ha come animazione. Sì. Perché l'abbiamo fatta fare? E Game Freak non funziona così. Ma l'hai già fatta! A me è solo cosa che hai già fatto. Dovrebbero sapere quello che stanno facendo. È Game Freak, non lo sa. Tipo, perdonali perché non sanno quello che fanno, no? Queste frasi... E in questo caso davvero non sanno quello che hanno già fatto. E questo? Io me lo ricordo. Cioè, me lo ricordo in... Ah, ok, sì. In Sole e Luna. In Pokémon Go, basta. Conosciamoci. Zolletta di Terra. Crustle. A me ricorda un pasticcino. Eh? Con un granchio sotto. Ma ci sono quei pasticcini fatti, questi cioccolatini. Ah, fatti, okay, a cubetto. Sì, ho capito, sì. Però no. A me lo ricorda. Sconfiggiamo Crustle. E a cui non posso fare attacchi di questo tipo. Posso fare quelli d'acqua, però. Secondo me è debole all'acqua. Dai, Palpatine. Magari acqua, terra. Porca puttana. È un granchio di terra, però. La combinazione di più usata. Forbice X. È parrucchiere. Mannaggia.
O io ci provo, vediamo. Bolla. Acquanello. Iniziamo con un acquanello. Quanto mi fa recuperare di vita, che mica me lo ricordo? Levito roccia. Merda. Perché tossino non ha funzionato? Sotto che demaro? È acciaio. È elettroacciaio. Può essere. Bolla raggio. Il suo acciaio cosa gli dovrei fare? Fuoco. Ok, funziona. È super efficace. Però lui usa frana, probabilmente mi ammazza. No? Buono così? Un altro bollaraggio. E andiamo. Grazie, Crass. L'ho fatto per il Pokédex. Erpupone 43, Ciuchino 41. Eroi. Eroi dei tempi moderni. Ah, ok, col dorsale destro. Ok. Sì, non l'ho mai fatto. Non lo so. E io non me lo ricordo spesso. No, hai rischio di schiacciare altri tasti, per quello vado sempre lì. Colpisce il bersaglio con una mano e rompe barriere come riflesso e schermo luce. Allora, qua c'è altra gente. E quello è uno scontro in doppio. Ah, ho giusto detto prima che non ce ne sono altri. Grazie, gioco. Per fare questi Provo a mettere Apocalipto lì. Sperando che sopravviva. La speranza c'è. È l'ultima a perire. Ah, devo fare il... Uffa. Gli do solo una di queste. No, gli do un'altra. Allora, è finito di farmi del tennare qua. Siamo pronti? Andiamo. Ah, ma c'è un campeggio dietro. Capito, perché vado sempre in giro accompagnata dai miei Pokémon. Sono forti che più forti non si può. La comunicazione è fondamentale nel business. Io e i miei Pokémon ci capiamo a meraviglia. Parte la sfida di Lilia e Aldo, soci in affari. Hippodon e Excadrill. Ma no, sono tutti terra. Dai, volevo usare terremoto. Io uso terremoto lo stesso. Sì, tu usa. Sono arrivato qua per farlo. Su tutti. Apocalipto sembra non essere in forma. Perché? Come mai? Allora, secondo te è più pericoloso Excadrill o Hippodon? Sì, su Pokémon United granché. Ok. Però se non sbaglio è una statistica d'attacco molto... Hanno le skin e pensi che abbia... Cioè, sembra che ce ne sia una con una torta. Ma sì, è da mangiare quel coso, palesemente. Ma questi eroi nella tempesta di sabbia... Stanno sanguinando, probabilmente. Non lo so. Stordiraggio su Excadrill, comunque. Di Aldo. Quello ha usato frana, mannaggia. Caputtana Apocalipto. La roccia di re. Ah, è roccia quindi Excadrill. Non è terra. E mi ha fatto un attacco. No, direi di no. L'ho shottato. È super efficace. Roccia su Excadrill. Eh sì, roccia. Terremoto su Excadrill è stato super efficace. Credo sia di sicuro acciaio. Io non so se... Oh mio Dio, che succede? È volato via. E questo era un brutto colpo. Ciuchino è un eroe. Ciuchino è un eroe. Faranno un film su sto cavallo. Altro che Spirit. Adesso devo andare io a combattere il granchio. Quindi abbiamo detto che acqua va bene su di lui. Lucario? Aia. Carino. Che cazzo ci metto lì?
Ragnar? Proviamo. No, non posso cambiarlo, quindi Apocalipto muore. Vabbè, capita, faccio un altro terremoto. Questa è una mossa psico da schifo. È che non ne ho altre. Proprio non ho altre mosse psico. Ah, però non posso fare questa a Lucario. Piuttosto provo a confonderlo. Se sopravvive nel mentre. Sì. Ho usato stordiraggio su Lucario. E mo vediamo come va. Bravo, si è colpito da solo. Eroe. Ciuchino usa terremoto. Ok. Lucario è andato. Rimane Hippodon. Quindi quelli di Aldo sono andati. Aldobaglio l'abbiamo sconfitto. Apocalipto ha livellato. Oh, psichico! Finalmente! L'ho appena detto! Oh, finalmente una mossa psico, vera! Oh, finalmente! Veicola forza, vaffanculo! Da 50 anni mi sto portando dietro veicola forza! Oh, psichico! Ah. Sgranocchio su Apocalipto, che adesso muore, poverina Apocalipto. Morta. Oh, capita. Il problema sarà adesso con... No, beh, terremoto non vale neanche la pena farglielo, quindi... Io vado adesso a fare... Metto comunque Ragnar, che se ne frega. Ho un'informazione in più. Perché... Dai, Ragnar. Quali sono i Pokémon iniziali? È crashato. Aia. È crashato a fine combattimento. Ah. Avevi salvato spesso, sì. Sì, 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 no, che devo rifare il combattimento, semplicemente. Okay. È così. Beh, quindi ho capito però da cosa derivano questi... Cioè, non l'ho capito, non so il perché, però so cosa probabilmente li ha provocati. Ok. Perché non aggiornavo da 2 mesi, per 2 mesi praticamente non li ho avuti. Mannaggia. Ah, lo scenuto va su entrambi. Allora, tanto se vedete che siamo già tornati. Rapidissimi, fortissimi, furbissimi. Come Batman. Allora, riprendiamo qua la breccia. La breccia che t'abbraccia. Poi cambiamo qua Sid Vicious con... Non volevo vedere le info. Con Apocalipto. Curiamo Apocalipto. Adesso punto diamogli una di queste. Chichermo. Massimo. Oh, giusto, terra Hippodon. È su roccia. Acqua è efficace sia su terra che su roccia, vero? Sì. Ok. Nel caso Palpatine farà il caso nostro. Allora, salviamo qua davanti adesso. Ho salvato il gioco. Perché è tornato indietro? Ehi là! Sì, mi ricordo di voi. È uno di quei film con il loop in cui rifanno le cose. Lei ne ha un altro oltre Hippodon. Non si scherza qua, eh. Sì. È tostarello Hippodon. Più che altro
è resistente all'unico attacco che ho fatto finora. Terremoto. Su, no, io con quello non ho avuto problemi. Siamo storti con Exodus che continua ad andare sotto terra. Adesso ho fatto una mossa a terra. Chi è che resiste a terra? Non ha Pokémon volanti. Veleno anche, credo abbia problemi. Excadrill con Ciuchino lo sciotto. È un'ottima cosa. Ok, hai usato Sgranocchio sul Pokémon sbagliato, Hippodon. Allora, buono così. Tu. Lucario lo devastiamo ancora. Proviamolo. Ha fatto in tempo a fare usare Ferrartilli. Inutile, ma ok. Bam! È andato giù anche Hippodon. Ottimo. Vabbè, io con Hippodon non ho avuto problemi con lo starter. Vabbè, te, ok. Bravo, Apocalipto, psichico, fantastico. Vediamo di arrivare a fine combattimento stavolta, però. Ah, giusto, c'è anche Lucario. Adesso non so chi ci sia qua. A chi tocca? Berserker? A terra è super efficace su acciaio? A quanto pare sì. In base a quale processo logico? Non lo so. Vabbè, va bene, cioè, ok. Aia, bruciapelo. Ok, l'ha fatto su Pokémon sbagliato. Ciuchino è devastante. Ciuchino è devastante. È un tank che fa anche un botto di danno. No, Ciuchino tentenna perché gli ha fatto bruciapelo. Vabbè, bruciapelo non toglie niente. No, no, infatti. Ho perso un turno. No, che se fa l'attacco sbagliato su Apocalipto, muore Apocalipto. Cioè, no, niente, Ciuchino usa Terremoto. Fantastico. Vittoria. Ok, appena vinto anch'io. Mamma mia. Che squadra. Salviamo. E poi andiamo al campamento. Cioè, alla fine sono contento di quelli che ho, eh. Le uniche perplessità che ho sono Palpatine, perché non mi sembra che sia nulla di che, e ha bisogno di una mossa acqua decente che scali sulla sua statistica magari, e Ragnar che purtroppo è monotipo. Poi anche Ciuchino è monotipo, ma Ciuchino se ne frega, è quello fatto. Pronto? Non ci crederai mai, i suoi Pokémon non sono solo fortissimi, sono pure carini. Io c'ho Colossal che non mi dispiace, però roccia fuoco, se mi becco un Pokémon d'acqua muore. E l'altro su cui ho qualche dubbio in realtà è Mewstick. Non so cosa sia. È il gattino psico. E non mi sta imparando cose troppo interessanti. Quindi Tanto faccio giro al campeggio. Vorrei qualcuno psico... però con un altro tipo. Perché c'è inquadratura sul, sul culo del cavallo? Dove si va di qua? Prima andiamo a curarci. Io vado al campeggio. Almeno credo che mi... Oddio, sono tutte le Evolution. Ah. Più Ciuchino.
Vorrei cucinare qualcosa. Sì, anch'io cucino subito. Posso cucinare con una bacca solo, tipo? Anche perché io non ne ho più prese, quindi. La bacca liegia, proprio una sola. Ma io sempre ne metto una. Ah sì? Sì. Ne ho messe degli ingredienti anche, ma non me li fa mai usare, quindi non capisco cosa ne faccio degli ingredienti. Ma me le ha messe qualcun altro, quelle. Non le ho messe certo io. No, no, infatti, cucini con altra gente, ognuno mette roba. Ci sono dei noodles. Dai, cuciniamo, cuciniamo. Devono mangiare. Attizza il fuoco. Su, su, su. Sto impegnando più di tutti gli altri, come potete vedere le altre palette vanno a rilento. Ce la facciamo? Forse ne sto facendo troppo. Può essere che faccia troppo. Non so. Provo ad andare più piano sto giro. Cioè, col fuoco ho già fatto, solo che viene sul fumo nero, quindi mi sa che ho fatto troppo. Oh, se non mi danno qualcosa per capire. Hanno delle bolle verdi. Non so cosa sia sta schifezza, ma. Potrebbe essere riuscita a Hogwarts. Ne sta una. Vabbè. Curry piccante con noodle istantanei. Ma è una bontà sta roba. Cioè, relativamente, nel senso, comunque un noodle istantanei, però. Guarda la faccia del cavallo. Ti è piaciuto? Non è piaciuto. Non sembra contento, Giuchino. Hai ragione. Fumo nero è troppo, perché si mettono anche di uscire le stelline. Degno di Milsori. Però quando mescolo invece non lo so come capire quando è troppo. Boh. Tutti i Pokémon recuperano PS e guariscono dai problemi di stato. Hanno ottenuto punti esperienza, il mio legame con Ciuchino e gli altri Pokémon si è rafforzato un po'. Usciamo da questo posto. L'ho bruciato, infatti. Mannaggia. Vabbè, amen. Sì, incidenti che capitano. Tutti full vita. Perfetto. Esatto, la cosa importante era te quella. Sì. Mi sono risparmiato un viaggio. Allora. Siamo pronti? Entriamo, passiamo di qua? Sono Pokémon o immondizia? Dove stai andando? Oltre... No. Io volevo fare il girettino oltre di là, ma non so se l'ho trovato. Se... Oltre l'accampamento. Oltre l'accampamento? Sì, non c'era uno spazio ancora a est. Ah, prima dici? Prima di entrare nel percorso 8? No. Non mi ricordo. Ah, no, c'è solo una ball, ok, niente. Fissa camp. Non credo di averla presa, ma fa niente. Ok, niente di utile. Non troppo utile. Ok, si esce, siamo ancora percorso 8. Ah, okay. Perché cambia completamente il clima. Però qua rimaniamo sul percorso 8. Gioco, perché? Perché non è curvato. Perché non è curvato. Però si vede la città nuova. Ok. Vabbè, lì c'è il cono gelato. Snorunt. Si chiamano Snorunt, vero? Però se ancora il percorso questo qua non si cattura. Eh no, è percorso 8, infatti. No, fino alla città. Cioè, beh, tanto tu che la città è qua. C'è un allenatore, cioè. Tu sei Vulpix, quello di ghiaccio? Hai c'è in giro Vulpix? Forse, non lo so, è in mezzo all'erba, non lo capisco. Fammi cambiare un attimo. Ah, però è di Alola. È di Alola Vulpix quella. Vabbè, quindi? No, no, sto pensando. Dovrebbe essere solo ad Alola. No, non era Vulpix, è qualcos'altro di bianco. È un vermino ghiacciato. Povera Vulpix. Si chiama. No, questo poco non l'avevo mai visto, veramente. Si chiama Snom. È uscito random o... No, no. Ah, proprio l'ho visto. Bianco. Aspetta, voglio cercare di farlo spawnare pure io perché voglio vederlo. Non so cosa sia Snom.
No, non l'avevo mai visto. No, Sneasel. Madonna, Sneasel, mi devi lasciare in pace, Sneasel. Datemi la bicicletta. Sei tu, Snom? Cosa sei? Dai, mi hai visto? No, no. Vabbè, si farà vedere se vuole. Noi combattiamo qua. Ehi, sfida palestre! Se vuoi proseguire nelle tue imprese, ti aiuto volentieri nell'allenamento. Tu dovresti lavorare, sei una guardia. Che fai? Herbert! Con quale faccia? Herbert? Arcanine? Va bene. Sta grandinando e lui mette Arcanine. Gli vuole male. Extra rapido ha usato. Però se tu mi dici che c'è Arcanine, io cambio poco. Ma non mi fai nulla contro Ciuchino. No. L'ho shottato Arcanine. Sì, grazie. Lo so. È devastante, Ciuchino, è devastante. Ragnar sale di livello. Vuole parlare lacerazione, vediamo. È normale. Se la metto al posto di sfuriate. Direi. Di Arcanine. Boltund. Cos'è Boltund? Ah, no, sarà letto. L'hai già visto? L'hai già visto? C'aveva... Oddio, il controller stava volando. Questo coso orribile. E tanto lo devasto comunque, quindi. Tu sì, io no. Congiura. Ciuchino eroe. Ciuchino eroe. Mi va come non ce l'hanno messa tutta, ma niente da fare, fatti valere nelle palestre. Grazie, grazie Grigio e Grigia Guardia. Io salvo. Salvo perché è importante salvare. Eccoci. Chichester. Oh, cambio di inquadratura. Le terme? Non si sa. Qualcosa sembra quasi strecciata la roba là dietro. Quell'iconcina a gradoni è terra o roccia? La fa vedere, no? È quella della palestra, più che altro. Adesso non la vedi. Perché se è la palestra terra abbiamo un problema. Se la palestra... perché se è terra o roccia a me va bene uguale. A me mica tanto. Dopo moltissimi anni passati a osservare lotte e allenatori, ho sviluppato un sesto senso che mi permette di capire chi è davvero stoffa. E tu hai un potenziale incredibile. Sento che farai strada assieme ai tuoi Pokémon. Dopo tutto questo volare qua e là per Galar, io e Corviknight ci stiamo godendo un po' di meritato riposo. Tu cosa vendi? Niente di speciale. La ragazza del centro Pokémon è davvero brava. E rimette in sesto anche i Pokémon che sono nei box. Che magia, eh? Fa tutto lei, Ovvio, ovvio. Non ogni... il macchinario che... No. È tutto talento. Sì. Diciamo che mi faccio un altro giro di Pokéball qua, visto quelle che mi ha fatto consumare prima. Mm-hmm. Il malefico. Ecco. No, a posto, grazie mille. Pazzo di neve con un secchio in testa.
Cosa c'è scritto qua? Chichester, località termale, costellata da edifici ricchi di storia. Guarda, se è la stessa storia del murale, non voglio saperla. La sfida delle palestre sta per finire. Sì, ma io entrerò nelle case a disturbare la gente. Salve voi due. Questa è la mia MT preferita. Vuoi usarla per i tuoi Pokémon? Dovrebbe essere roccia. Vento gelato. Cosa? No, ho visto la palestra adesso. Credo roccia. Però potrei confondermi. Chi la usa attacca i nemici intorno con una folata di aria gelida e ne riduce anche la velocità. Se stai collezionando i dischi tecnici, prova a dare un'occhiata alle tane che si trovano nelle terre selvagge. Sì, vabbè. Perché ti dicono adesso? Forse non si direbbe, ma qualche tempo fa ho superato anch'io la sfida delle palestre. Ok, non era proprio roba per te, però se non lo fai più. Cioè, l'ha fatto per sfizio? Sembra ci sia un po' di vento. Il mio Clobopus si è fatto un bel bagno alle terme ed è ancora tutto caldo. Non ti chiederò cos'è Clobopus. Allora, signora, lei sta con due Pokémon spettro fuoco sul divano. L'oscillare delle fiamme ha anche di misterioso, non trovi? Quando le guardo mi sento improvvisamente più calma. Ok, ma ha un senso entrare in queste case o... No, no, c'è un dialogo inutile. Vabbè, c'è quella che ti l'ha vento gelato, appunto. No, sì, ma la casa di fianco... Dimmi qualsiasi cosa. Salve. Pure io volevo farmi fare la frangia dal parrucchiere, ma... Sì. E non puoi, non hai capelli, perché... Vuole farsi fare la frangia al parrucchiere. E questo? Un negozio. Cioè il... Ma è pericolosissimo. Sì. È malefico. Cioè, se ottiene l'ingresso o qualcosa. Questo ristorante è un po' fuori mano, ma il cibo è così buono che non mi spiace affatto venire fin qua. Mangiare è fondamentale, non dimenticarlo mai. D'altronde, mica si può lottare a pancia vuota. Sì, non c'è nient'altro al mondo, solo lotte. Vabbè, lascio che commenti tu nel caso. Qualcosa di cui sta per cadere? Non voglio parlare di lavoro mentre mangio, se no mi rovino il pranzo. Ehi là, benvenuto al ristorante di Gustavo. È con un gran gusto che ci prendiamo cura delle tue papille gustative. Sì, come te ne prendi cura però? Che piatti deliziosi, mi piacerebbe cucinarli a casa mia e farli assaggiare i miei Pokémon. Oddio, c'è uno stendardo, adesso vedo. Il mio piatto è grigliato alla perfezione, succulento, saporito e ha la giusta consistenza. Devo fare assolutamente i complimenti al cuoco. Va bene, quell'altro non si parla. Bello quell'arazzo, vero? L'ho comprato a un mercatino dell'antiquariato. Sì, certo. Un arazzo dall'aria stranamente familiare. Stranamente. Ma non so il perché. Non so proprio il perché. E l'ha messo lì. Va bene. L'arazzo. 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 A un mercatino appeso dentro un ristorante. Quella cagata del murale invece ci hanno costruito una città attorno. Mondo Pokémon. E comunque in sto posto non si mangia. Quindi a cosa serve farmi un ristorante se non ci posso mangiare? Questo posto. Le terme eroiche. Si dice che siano qui da tempi antichissimi. Hotel Ionia. Facciamo un giro attorno prima. Oddio, quante stanze ci sono. I Pokémon di tipo drago sono deboli contro il tipo ghiaccio. Saranno freddolosi? Già.
Ho una temperatura corporea molto alta, quindi non ho bisogno di vestiti molto pesanti. Che mi diresti di qualcosa che mette in risalto le tue spalle larghe? Indosso sempre vestiti coordinati con i miei Pokémon, così da mettere ancora più in risalto quanto sono carini. Vabbè. Queste sarebbero maglie punk? Sì. Non ti vestivi così te? C'è qualcosa che ha mangiato i bordi. E poi camicia con manica tre quarti. T-shirt. Che... scusa, cosa cambia? Ah, oddio, c'è la versione mangiata da un cane affamato e la versione senza i bordi rovinati. Dio, sono uguali. Praticamente. Cioè, sono magliette nere. Va bene. Non si sono impegnati proprio a farle tipo un abito normale. Quanto costano poi? Perché devono costare così tanto? Che senso ha? Farti sprecare soldi. Sprecare, esatto. Cioè, questo magari avrei anche potuto prendere. Però è... cioè, ne ho 184.000, 52.000 per sta cagata. No, fossero belli. Cioè, me li fai costare 2 lire. Dice, vabbè, tanto li cambio spesso. Almeno gli dai un senso. Sono orripilanti pure. Cos'è? Cappello da aviatore? Ma che aviatori hanno visto questi? Cioè... ah, ok. Cioè... e cambia solo il colore in mezzo, fantastico, fantastico. E c'è solo questo. Benissimo. Madonna, gli occhiali, no. Ma che orrore è sto posto. Ah, comunque il Pokémon, quello che ti dicevo, è quello che c'è in giro per la città. Adesso vedo. Non l'ho ancora visto. Sto facendo un giro attorno in senso orario. 10 in giro per la città. Qualcuno l'avrei anche trovato. Asnum, oddio, sto robo qua. Sì, quello. Che orrore. Ma hai fatto a scambiarlo per Vulpix, pauri Vulpix. Non si vedeva molto, c'era tant'ero. Hai insultato tutti i Vulpix. Vedevo solo del bianco e speravo fosse Vulpix. Le battaglie di palle di neve sono 100 volte meglio se partecipano anche i Pokémon. Perché non hanno le mani? Sai che bello, se la neve fosse calda, potremmo starcene fuori e giocare ancora di più. Tu sei deficiente. Sentendo rivolutare la signora che sta a guardare i Pokémon sul divano. Questa sta guardando il nulla. Completare il Pokédex deve essere una delle cose più soddisfacenti al mondo. No. Credo ci sia di meglio al mondo. La butto lì. Impressioni, impressioni. Quest'altra porta. Un vecchio e il suo Snorunt. Io troppo mi sento. Sto assistendo a un'indagine. O la fine di un'indagine. Poi... Snorunt si ciba solo di neve e ghiaccio. Poi vedrete. Quindi qui a Chichester trova sempre da mangiare. Chissà se si evolverà in Glalie o Froslass. Sono appena diventato assistente detective. Oddio. Oddio. Dove sono finito qua? Anche oggi l'acqua del la temperatura dell'acqua del termine è perfetta, i Pokémon saranno contenti, mi sto perdendo.
È molto più grande di tutte le altre città, però, questa. Ho visto l'hotel che mi si costruiva davanti. Che mi dici partire per Goldwick a breve? Così abbiamo il tempo di fare un giro in città prima degli incontri della Coppa Campioni di Galar. Prendete per me e andare in un posto più carinissimo, un po' come il tipo ghiaccio. Ok. Ormai non riesco più a prendere sonno se non stringo a me il mio morbidissimo Whimsicott. Chi t'ha chiesto? Qui a Chichester si respira un'aria diversa, più antica. È priva degli edifici, costruiti secondo stili architettonici di secoli fa. Hotel Ionia. Perché c'è un hotel che si chiama... Ma... Ah, posso andare al piano di sopra? Mm-hmm. Oddio... Mi perdo. Sospesi nel vuoto, mi piace. Mi piace, ho fatto così. Mamma mia, sembra il design di videogiochi più di 20 anni fa. Fin da quando ero piccola, i corridoi dell'hotel mi hanno sempre confuso. Ho paura di perdermi. Come? Vabbè. Oh no, ho capito. Sono venuto a Galar per fare delle ricerche. È proprio una regione fantastica. Ho visto che qui si può mangiare il curry in tante deliziose guarnizioni. Il curry va bene per la maggiore anche a canto. Va per la maggiore anche a canto, sai? Va bene, tu arrivi da canto. E il rotorelli mi piace da morire. E questa guardia che sta facendo? Cercavi me? Perché non torni a trovarmi quando sarai forte come una campionessa? Che senso ha? Che senso ha? E perché c'è una guardia qua in mezzo? Ti porterà nell'isola lotta, quello che è questo gioco. Ti piacciono i Pokémon? Grazie, spero continuerai ad amarli. Ti piacciono i Pokémon? No. Capisco. Non ti piacciono semplicemente, li ami alla follia. Vabbè. Non sta a noi. Salve. Ti piace questa musica sottofondo? L'ho composta io. Ah, ok. Io sono uno sviluppatore. Il mio lavoro consiste nel creare nuovi giochi. Quindi giocare è parte integrante del mio lavoro. Forse... Non è vero, non è vero. Non sei uno sviluppatore di questo gioco. Giustamente non l'ha specificato. Uffa, ma no, ancora niente, non ce la faccio a catturarlo. Ehi tu, hai l'aria di uno che sa lanciare Pokéball alla perfezione. Sta giocando a Pokémon Go. E infatti è Masuda. Io sono il Game Director. Oh, ma cosa vedo? Stai cercando di completare il Pokédex, vero? Complimenti, ci vuole impegno. Ti auguro buona fortuna per la tua impresa. A proposito, ho qualcosa che fa proprio il caso tuo. Ti aiuterà a catturare i Pokémon. Un catturamuleto. Sì. Misterioso muleto che non oscilla molto. Aumenta la probabilità che si verifichi una cattura critica. Ah. Non ho visto se è uno strumento da dare, penso di sì. Sì, sì. Magari basta averlo. Penso di sì. Torna a parlarmi quando avrai completato il Pokédex, mi raccomando. Controllo, ma penso proprio di sì. Poi, oh, vediamo. No. Dov'è gli strumenti chiave? Sì. Ah, quindi adesso ci sono le catture critiche. Più probabile. Va bene. Vabbè. Potevate mettermi in un posto un po' più... figo allora, Masuda. Va bene, questo giro non l'ha messo con un Psyduck. Poi è vestito come un infermiere con la mascherina, però vabbè. Cosa stanno facendo questi due? Il karate mi ha insegnato che per poter affrontare una lotta vera e propria
È fondamentale padroneggiare le tecniche di base. Solo il carattere, insegna. Vabbè. Pare che persino alcuni Pokémon selvatici facciano dei bagni nelle terme per curarsi. E va bene. Ultima porta. Adesso sta guardando un'altra porta. Il mio Pokémon è un maniaco della pulizia. Se si infila nella doccia, poi non c'è verso di farlo uscire. Eppure di tipo terra. E rota è morto. Può essere che sta fissando la porta. Vabbè, andiamo giù. Ho sbagliato tasto. Questo è il parrucchiere. Ah, qua sto uscendo la città dall'altra parte. Quindi no. Allora, vediamo questo. Cos'è? Snow, ho capito. Snom snom. C'è un altro albergo? Ci sono due alberghi uno davanti all'altro. È lo stesso albergo. Come lo stesso? Ha due edifici, ma è lo stesso. Ma no. Infatti, se parli con la nella ti dice: abbiamo stanze sia qui che nell'edificio lì. Questo sto aspettando una persona. Adesso ci parlo comunque. Che lusso stare in hotel. Non devo pensare alle pulizie, al bucato, alla spesa. Sono accaparrati i biglietti per dei posti in primissima fila allo stadio. A volte si rischia di venire colpiti dalle mosse, però ne vale la pena. Si rischia di venire colpiti dalle mosse? Tu sei scemo. Tu e chi li organizza? Stai di fianco a gente che ti fa cose assurde. Vabbè, io lo faccio per lavoro, nel senso. Quello paga per andarlo a vedere. Stai in Dragon Ball da qualcuno. E poi ammazzi gli spettatori, così funziona Dragon Ball. Eccoci qua al piano di sopra. Signore Columbra. Col cappello a tema. Attendo la mia signora. Anzi, per la precisione, la mia signora si sta facendo attendere. Ma è non sempre appropriato essere precisi. Oh, ok. Oddio. Dunque il colpevole è uno di voi! E sa che è quello che stavi dicendo prima. Sì. Un momento. Sì, e tu chi sei? Non vedi che sono nel bel mezzo di un'indagine? Non disturbarmi! E ti disturbo, sì. Scusa? Siamo sospettati di un crimine. Ti rendi conto? Assurdo! Vorrei solo che mi lasciassi andare. Si chiama rapimento. Sequestro di persone. Dove sarà finito il mio Pokémon? E in questo caso sequestro di Pokémon. Lui se la ride. A questo punto tanto vale che mi presenti. Mi chiamo Olmo. Sono un grande detective assunto dall'hotel. Voilà, buonasera Goldwave. Oh, beh, grazie per il saluto e buonanotte allora. Buon riposo. Grazie mille. Tanto spero sia tutto a posto anche per te. Dai. Buon riposo comunque, grazie mille di essere passato. Noi siamo qua con Olmo, un grande detective. Sto per incastrare il colpevole di un criminale raccapricciante. Niente po' di meno che... Ma come bacche? Sono mele, non sono bacche. Il crimine efferato di aver mangiato le bacche collocate nella hall dell'hotel. Ho convocato in questa camera tre persone che si trovavano nella hall al momento del misfatto. Ma le mie capacità deduttive sembrano risentire di una qualche interferenza. Ebbene, tu che mi hai disturbato, sei tu! Ora mi farei da assistente. Raccogli le testimonianze di tre sospetti e trova degli indizi. Le bacche, dici, non le ho mangiate io, purtroppo. E piuttosto, hai per caso visto il mio Pokémon? E chissà chi sarà stato. Ho visto che qualcuno aveva lasciato là una montagna di bacche. Ma io non posso mangiarle, il medico me l'ha sconsigliato. Sei stata coinvolta anche tu in questa follia, che tragedia. Nella hall c'è una quantità assurda di bacche e non sarei mai riuscita a mangiarle tutte. Scovet maledetto. Come Radahn. Mangia merda, caga proiettili. Allora.
Vet. Ha la bocca tutta macchiata di succo di bacca. Sì. E non è tanto difficile, caro Olmo. La ballerina. Ha capito un cazzo. Allora. Perché proprio tu? Non vuoi saperlo. Perché è una ballerina. Come tale fa molta attività fisica, quindi... Dunque deve avere una gran fame. Questa è una prova in... Qual è la prova? In tutto ciò qual è la prova? Inconfutabile. Non c'è una prova. Non fa una piega, come il gambo di porro di un Farfetch. Stiamo scherzando. Grazie detective Fasullo. Fasullo a chi? Io sono un grand detective, se permette. Beh, di questo qui non c'è mica da fidarsi. A questo punto, perché non provi tu a risolvere il caso? Serio? Io devo risolvere il caso? C'è una banda di... Sarà lui il colpevole, sì. Prossima volta... No, non ci sarà una prossima volta. Avrei dovuto accusare il vecchio. Ma sì che le ha mangiate lui, è sporco di succo, sì, sporco di succo. Elementare, mio giovane assistente. Dai, dammi il premio. Grande lente. Eccellente, sono estasiato. E ora è meglio che vada. Arrivederci, signore, arrivederci. Fermo lì, dove credi di andare? Ah, adesso tocca a me inseguirlo. Ok, possiamo uscire da questa stanza. No, Squovet, no. Qua dentro invece non ci sarà nessuno. C'è Masuda 2.0. I miei assistenti Trubbish ricevono laute mance in forma di spazzatura, contenti loro. E non sono mance, però ok. Contento per te che tu lo creda. Poi andiamo dall'altro corridoio. Vediamo un po' che ci riserva qua il gioco. Montanaro. Salve. Quando senti un suono da far accapponare la pelle come un cessetto su una lavagna, ti vengono meno le forze, vero? Beh, ho una MT che replica lo stesso effetto. Perché me lo stai raccontando? Stridio. Cioè. E non ho capito per quale motivo i montanari devono avere la tartaruga disegnata sulla giacca, però ok. Uno stridio. Non c'è suono peggiore, specie se lo senti di notte quando sei già andato a dormire. Oddio. Oddio, il poke fanatico abbiamo. L'incredibile potere delle lacrime. Nessuno può rimanere indifferente davanti a degli occhi bagnati di pianto. E io ho l'MT perfetta per ottenere questo effetto. False lacrime. Ma se sono false, sono false. È un reclamo. Ti ha regalato un falso. Quanto a me, il mio rock accende il fuoco nel cuore degli uomini e fa versare lacrime a tutte le donne. È molto selettivo. Non ho bisogno di false lacrime. È proprio musica particolare. Tu parli o fai versi di Pikachu? Diventerò campione con la mia squadra dei soli Pikachu. Auguri! Auguri! Bocca al lupo. Bene, abbiamo finito l'hotel. Che bolla è. Io sono alla palestra intanto, aspettando. Ok. Che senso... Cioè, quanto specifica la ball che ti regala stavolta? Ok. E voi? Ma i pupazzi di neve sono dei Pokémon. Cioè, se vuoi te la dico già, vero tanto. Ah, sì, ti racconto pure. È la Luna Ball. È più efficace con i... usata per i Pokémon che si evolvono con una pietra lunare. Ah. Che ti devo dire? Perché? Oh, gli è venuta l'idea. Ok.
Qui non è da qua che sono entrato. Ma qua c'è il parrucchiere, ok. Facciamo un salto dal parrucchiere. Oddio, ma siete uguali. No, non voglio. Anche perché costa l'ira di Dio. Sì. Ogni volta che cambio il taglio di capelli aggiorno la scheda, va bene. Fate pure, fate pure. Alla prossima. Io neanche ci sono entrato lì. Ah, no, beh, magari quello. C'era qualche dialogo. Allora, qua in mezzo. Non c'è un mezzo. No. Una poche bambola. Ormai ogni volta penso ad Ariamis. Questa era la stanza. La piazza centrale, ok. Tu? Ok. Qua sono già andato avanti. Tu hai già visitato anche le terme qua? Sì, quelle che avevi girato anche te. No, no, no. Qua non ancora. Questi pavimenti di pietra sono belli freddi. Ah, andato, ok. Per aver detto il nome, se ci fosse andato. Perfetti per far accumulare la neve. Ball. Gelo lancia. Ok. Chi la usa spara ghiaccioli affilati contro il bersaglio da 2-5 volte di fila. Vabbè, adesso senza stare a leggere ogni singolo dialogo di sta gente, perché... Già, e quindi? Cosa? Sì, ho capito che sono terme di origine romana. Ha messo i cani leggendari nella posizione della... più o meno della... mi ricorda la lupa. Ah, sì. Le antichissime terme eroiche. Come il nome stesso testimonia, l'eroe era solito venire qui per riposare e recuperare le forze. Per quello dicevo, i Pokémon venivano a fare il bagno. C'è un Pokémon raffigurato in questo bassorilievo. E se fosse un Persian? Madonna, questo non sa distinguere i gatti dai cani. Sai qual è la mossa di tipo drago più potente? Dragobolide. Ah sì, puoi insegnarmela. Sì, ma non, nessuno dei miei le può imparare. Quindi niente. Secondo me l'atleta da non sottovalutare sei tu, Tefi. Perché? Secondo me sono Hope e Mary. Vai. Tieni d'occhio Hope, va. Saliamo. Tornato indietro sullo schermo che c'è nello stadio si possono vedere le lotte dei capi palestra. Oh mio Dio. Di qua? Di qua c'era un'altra rampa, ok. Consigli utili. I Pokémon consigliati che appaiono nel Pokédex cambiano ogni giorno oppure dopo che li hai catturati tutti. Io penso di non aprire il Pokédex da inizio gioco. Guarda, posso aprirlo adesso, se il gioco vuole. Diamo un'occhiata. Prima mi sistemo un attimo le cuffie. Ah, quei Pokémon consigliati. Quelli in... Ma sono quelli che si trovano, appunto. Vediamo. Cioè, sono quelli qua intorno. Perché mi dice quali sono quelli nella zona. Tipo Don Ponyard Rufflet. Sì, mi sa di sì. Dice quelli che sono... Esatto. Io non ho Ponyard o Gurdur. Detto che Demaru molto utile. Quando fa freddo mi sento un po' giù, e invece da Rumaka più fa freddo più si sente pieno di energia. Che invidia. Allora, eccoci allo stadio, c'è Hope e la mia gola ringrazio. Ho perso. Hai perso. Forse non ero proprio pronto per affrontare quei Pokémon di tipo roccia. Imitare mio fratello è servito a poco. Dunque tieni la card del capo palestra. Dacci un'occhiata. Magari ti torna utile. Va bene. Per quanto mi riguarda,
Devo decidere definitivamente quali Pokémon mettere in squadra. E se continui a cambiarli. Andiamo a lettere la, a leggere la card. Album. È lui? È lui. Milo. Come gira la card, ok. Un giovane capo palestra con tutte le carte in regola per diventare il futuro campione. E perché sta facendo il capo palestra? Perché non ha... Scusa. Il suo stile elegante e raffinato, molto lontano da quello che si aspetterebbe da un esperto di tipo roccia, gli ha fatto guadagnare un nutrito numero di fan. Quando subisce una sconfitta, si rinchiude immediatamente negli spogliatoi con la S maiuscola, senza concedere interviste, cosa che le sue fan trovano comunque adorabile. Ok. Sei ancora incazzata. Allora. Vabbè, è tipo roccia, va bene. Sì. Ah, roccia. A cosa è debole roccia? Credo anche a terra a questo punto. Finché sono monotipo. Eh sì. E poi c'hai acqua, sì. Eh sì, ma il problema di Palpatine... Cos'è che aveva lui come mossa? È che lui è su attacco fisico e ha solo bolla raggio, okay, che è attacco speciale, che ha 65 oltretutto. Sì. E non ho trovato in alcuna maniera altre mosse acqua. Mm. Fisiche. Ah, no, io avevo una cascata, se non sbaglio, però era una... Era un MT. Era quello che ho trovato nel... Legio Cosa. Mm-hmm. Ah, ok. Però da comprare dovrebbe esserci qualcosa. Tutte speciali ho trovato. Ah. Però magari almeno un po' meglio. Mulinello è speciale. Vabbè, quello che... No, ho cercato. Infatti io ho cascata, che è fisica, potenza 80. Ma ti è uscita random, quindi... Sì. Vabbè, amen. Sì, allora, beh, tolto che adesso c'è comunque la sfida da fare, per cui vediamo. Puoi già farla oggi? Che ore posso fare la sfida, poi l'importante è che non mi mandi direttamente da capo palestra, perché di solito ci faccio tornare indietro, l'ultima palestra invece no. Beh, però avevi una pausa prima di entrare nello stadio. Sì, si può fare. Ah, se quasi alla fine, mi raccomando, sempre in guardia. Poi dipende anche da quale è la sfida. Sì. Ah, ballino. No, chi si rivede? Ma sono io, che domande! Sono io, il tuo affezionatissimo ballino. Stai scendendo una desiostella. Ma colgo la palla al balzo per regalarti una Pokéball davvero cosmica. La Luna Ball. Diverse, funziona particolarmente come vi ho detto prima. Pokémon si evolve con la pietra lunare. No, non si mangia ballino, lo so. Allora, tu hai qualcosa da dirmi? Una lotta sotto la neve, che emozione, sembra quasi che anche il cielo faccia il tifo per me. Boh. Sì, cimentiamoci. Oddio, la divisa. Un rilevatore di trappole servirà per la missione. Vediamo un po' che trappole. Cosa ci hanno preparato? Cos'è? C'è sta roba? Benvenuta alla missione della palestra di Chichester. Lascia che ti spieghi in cosa consiste. Per prima cosa ti spiegherò come funziona il rilevatore di trappole. Su, non fare quella faccia confusa e spaventata. Devi sapere che il campo di gioco è disseminato di buche invisibili a occhio nudo. Se cadi in una di queste buche dovrai ricominciare dall'inizio. Non temere però, più ti avvicini a una buca più intensamente vibra il rilevatore.
Coraggio allora. Va bene. Riesci a sentirmi? Ma Obi-Wan, rilassati. Fatti guidare dai tuoi sensi. Tanto so che devo affrontarti, quindi... per forza devo passare di qua. Ciao. Allora, hai già capito come spostarti nello stadio di Chichester? Beh, non è difficile da capire. Anna, allenatrice palestra. Sorprendo. Se riesco a shottare tutti. Boldor è andato. Ah, solo questo aveva. Che schifo. E questa è una sfida della palestra. Lui era 38, non mi ricordo neanche. Boh. Vabbè. Riprendiamo il nostro percorso. Sì. No! Sei caduto? Sì. Adesso cerco di capire dove dovrei passare, secondo me. Ok, devo passare dal punto più lontano, perché... così non sembra. Sì. No, sono caduto per sbaglio, vabbè. Ah, ma... non ti fa neanche ripartire davvero dall'inizio. No. Ma poi li fa crollare tutti, va bene. Giusto per perdere tempo per vedere. Sì, esistevano davvero. Ah, quasi quasi faccio prima cadere. I Pokémon di tipo roccia sono super mega fortissimi. Sì, finché non trovano quelli che sono super efficaci su di loro. E tra l'altro roccia spesso va con terra, quindi io spesso faccio 4 per... Tu con lo starter, sì. Ah, super... e super bomba, sto dicendo. Peso bomba è super efficace. Vabbè, allora, Crustle. Siamo a posto qua. Quasi, quasi. Secondo allenatore raggiunto. Forbice X, oh mio Dio. Però, 30 di danno, mica male. Bravo. Forbice X è coleottero. Crustle l'altra volta aveva resistito a un attacco dei miei. Un po' assonnato, che abilità c'hai? No, quando sono assonnato quelle robe lì è bella amicizia. Ah, ok. Sì. È una precisa abilità che non... che non hanno senso. Però l'avevo visto con il remake di Perla. Tipo cose senza senso. Però vuol dire solo che ha l'amicizia alta. Per quale motivo dovrei capirlo da quelle frasi? Non lo so, ma... mi ha fatto capire che sono forti. Sì, certo. Esclusiva. Cos'era? Ah, carina. Ma no. Troppo specifica come mossa. Impedisce agli avversari di usare le stesse mosse che conosco anche io. Ah. Molto particolare. Molto utile se sai cosa ha l'avversario. Ma... vabbè. Salve. I motivi per cui Milo è il migliore. Uno, elegantissimo e super affascinante. E due... cioè, mi hai detto uno e mi hai detto due motivi, comunque. Mettendo solo un punto, però. Ok. Questo lo devasto, tipo. Ciuchino ha paura di non essere in forma. Forza equina. Dato lui è tipo roccia fuoco, quindi. Ok, terzo allenatore. Bravo Ciuchino.
Sconfitto Albert. 2, è pieno di energia e classe da vendere. Benedetti 4. Ma che ne sappiamo noi? Ok. Ok, dico non passo, passerò di qua per forza. Yeah! Dai, fai crollare tutto. Arco, poverino. Si prendono 4 per. Oh. Eh sì. Ah, ora cala la visibilità. E perché non li avete fatti tutti così? Perché non l'avete fatti tutti così, percorsi solo l'ultimo dei tre? Aveva più senso per, così. Perché non mi fate così dei percorsi? Anche magari. Dai. C'è le poche idee che hai, ma le stai usando nelle palestre. Male, oltretutto. Perché... Una volta c'avevi le grotte che facevano queste cose. Non stropicciarti gli occhi. C'è qualcuno a combattere qua? No? No, sarà... Sì, c'è. Dov'è? C'è comunque. Non lo vedo. Ecco qua. Salve. Guarda che ti ho visto a sfida palestre. Cassandra. Sudovudo. Salve. Oh, carino. Sudonudo si chiama. Allora... Forza equina. Ah no, ho sbagliato. Volevo fare l'altro. Vabbè. È rimasto a vigore. Immaginavo. Bello, allenatore. Ti sento, ma non ti vedo. Mazzuolegno. Aia. Quello picchia, eh? No, super... quello mi ammazza. Ah sì? Rischio. Cioè, fa male. Ok, che non è stab. È morto col contraccolpo. Ah, ok. Allora mi farà la stessa cosa a me. Cioè, se ha vigore. Non sei riuscita. Non ci sei riuscita, mi spiace. Ah no, abbiamo usato blocco. Ah. Però io Ciuchino lo tengo in vita. Non posso niente. Scappare. Va bene. Ti uso retromarcia, tanto per non consumare le mosse. Eccolo lì. Bravo, Ciuchino. No, perché là c'è l'altra barriera, quindi continuiamo di qua. No, non posso, ok. Ma c'è qualcuno che parla qua? Non vedo nessuno. Ok. C'era no, una sola allenatrice? Non è possibile. Dai! È successo. Ce n'era solo una. Ah, speravo ce ne fosse tipo uno un po' più imboscato. E questa era l'ultima. Allora, dato che poi... Ah, sparisce proprio... Dato che poi mi farà iniziare la sfida direttamente, ne sono abbastanza convinto. Sì, adesso ci sarà tutto il dialogo con la campanella, sì. Poi la sfida. Salvo...
Sì. E recuperiamo la tastiera. Allora, direi che la sfida con la cavo palestra la facciamo settimana prossima. Ok. Così iniziamo proprio in quarta la live. Si fanno le ultime palestre. Esatto, sì. Cioè, settimana prossima facciamo questa palestra e poi andiamo proprio belli diretti a quella successiva, sempre che non ci sia qualche evento di trama in mezzo. Se gioco avanti così... mi sembra molto... Che abbia spinto però, proprio sull'acceleratore, Però c'è stata l'esplosione, quindi dovranno andare avanti con la trama. No, qualcosa di trama succederà. Ad esempio, in questo pezzo, tra una palestra e l'altra, hanno messo qualcosa di trama, qualche piccolo accenno, hanno messo Poppy. Poppy che è andata a recuperarsi il giovane Beat. Sì, per toglierlo dalla trama. Sì, per toglierlo dalla trama, spero poi farlo rientrare con qualche ruolo. No, non credo. E vuole penso addestrarlo. Sia... La conclusione per diventare capo palestra. Ah, ma qualcosa succederà. Sì. Oh. Spero di sì. Oh. Vedremo. Secondo me non finisce proprio così. Sarebbe molto deludente come cosa. Non lo nego. Vabbè. Guarda, se anche in questo gioco c'è la possibilità di ricombattere i capi palestra, al massimo ti trovi lui al posto suo. Mm. Non mi aspetto altro. Però, vediamo. Ah, ok, io direi, ci andiamo a fare un raidino per concludere. Poi domani siamo su Fortnite e poi... tutto il resto trovate su Instagram, anche qua su Twitch, su Instagram la programmazione, tutto assieme, trovate tutto, insomma, tutte le informazioni che servono. Adesso non vado neanche troppo oltre, perché anche per te non voglio, non ha senso tirare troppo avanti la live a questo punto. E direi fare un come raid, io andrei da questo canale qua che lo seguivo perché portava come si chiama, Star Citizen. Ah, adesso vedo okay. Che sta facendo Star Wars Outlaws. Però così, tanto per, facciamo un saltino. Faccio via raid. E insomma, grazie mille per la compagnia. Spero che vi abbia fatto piacere passare la serata su Pokémon. Siamo quasi alla palestra. Ma vedrete, settimana prossima Ciuchino sarà in formissima e devasterà tutto e tutti. Ce lo vedo. Ciuchino e Palpatine settimana prossima. Sì, però arrivati a questo punto della palestra potrebbe anche tirare giù le mani. No, in che senso? Ancora questi bastoncini. Ah, sì, no, è ancora lì. vabbè, dai. Oi, grazie mille. Buona serata e buonanotte. Ci rivediamo domani sera su Fortnite. A domani, buonanotte, ciao ciao. Ciao.